Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi volevo parlare oggi delle zucchine, ovvero della possibilità o meno di togliere i primi frutti alle piante giovani. Questa è una pianta giovane, è partita da 2 settimane circa. L'ho messa a dimora circa 3 settimane fa. I primi tempi avevamo ancora un po' di freddo la notte, quindi si era fermata, poi è partita bene. Piccola premessa: vedete le foglie bianche così perché ieri ho fatto il trattamento con il trix di prodotti caolino, bentonite e tannino di castagno. E questo è proprio ciò che succede quando il prodotto si deposita sulle foglie: le protegge dall'oïdio e dai colpi di sole e da eventuali parassiti. Comunque, tornando a noi, questa l'ho lasciata esattamente così, non l'ho toccata per niente. Allora, possiamo avere nelle prime fasi di crescita due tipi di frutti: questo che è abortito, così come questo qua piccolino, e questi che sono belli. Cosa succede? La pianta, se va tutto bene, se ha vigore, mentre cresce, mentre fa crescere l'apparato fogliare, contemporaneamente tira fuori i primi frutti, i primi fiori, i primi frutti, i fiori maschi e i fiori femmina. Poi a fine video vi dico come riconoscere i fiori maschi dai fiori femmina e eventualmente quali togliere. Allora, i frutti, questi gialli che non crescono, vanno tolti subito, immediatamente. Questo l'ho lasciato qualche giorno in più perché volevo fare questo video, ve lo volevo far vedere. Questo piccolino vanno tolti subito e vanno tolte anche la parte che è collegata al tronco della pianta. Ecco qua, senza toccare il tronco stesso, senza ferirlo. Questi frutti qui invece ci sono varie scuole di pensiero, nel senso che ci sono quelli che tolgono subito appena vengono abbozzati i primi frutti, anche se sono buoni, li tolgono per dar forza alla pianta. Altri invece li fanno crescere fino a queste dimensioni, sono già commestibili, anche se sono piccoli, li tolgono e danno forza alla pianta. Personalmente sono della prima scuola. Io ho sempre tolto i primi frutti, visto che il contadino vicino a casa mia fa la stessa cosa. I primi 2 o 3 frutti li si tolgono a prescindere, così la pianta può concentrare le proprie forze solo sulla crescita dell'apparato fogliare, che è poi quello che dà vigore a tutta la pianta. Queste le ho fatte crescere perché volevo parlarvene in questo video. Ora, dal momento che le ho, ovviamente, vedete, sono piccolini. In questa prima fase di crescita la pianta deve dare energia sia ai frutti che a se stessa. Quindi non è una buona scelta farli stare sulla pianta, secondo me, secondo il mio parere. Ovviamente questi qua io che ho le galline le do a loro. Se voi avete un compost, una compostiera o una vermicompostiera, potete metterla direttamente nel compost. Abbiamo l'ospite, la mia amica Blacky. Ecco, qui ne abbiamo un'altra. Anche questa, vedete, si sposta un po'. Io sono 2 o 3 giorni che controllo queste piante perché devo fare questo video e questa non è cresciuta per niente in questi giorni. Significa che la pianta è al limite nel far crescere se stessa e far crescere i frutti. Questo è un fiore maschio, dopo vi parlo della differenza appena ne vedo uno. Qui ne abbiamo un altro, anche questo piccolino lo togliamo. Ok, questa, vedete qua, ho sbagliato io col coltello, ho tolto via un pezzo. Questa la lascerei così, ora è spoglia, nel senso che abbiamo tolto i frutti. Questa nel giro di una settimana, 10 giorni, ripartirà con una marea di frutti, ma soprattutto ripartirà con un apparato fogliare più vigoroso. Andiamo a vederne un'altra, già che ci siamo, le prime foglie, queste sono le più vecchie, le togliamo. Hanno già fatto il loro ciclo vitale. Qua ce n'è un'altra. Vedete come sono? Sono proprio le prime. Ci spostiamo su un'altra. Questa, se vogliamo, è più bella di quella che abbiamo appena visto. E vi faccio vedere cosa succede quando si lasciano i frutti sopra. Vedete come crescono male? Questo è un frutto che non si è sviluppato del tutto, la parte bassa è più grossa, la parte alta ancora si deve sviluppare. Era troppo presto lasciare, secondo me, questo frutto su questa pianta qui. Quindi le togliamo. E Blacky che dice? Le togliamo?
Ah, se tu mangiassi le zucchine non ci rimarrebbe niente qua sopra. Togliamo qualche infestante. Allora, ne approfitto per parlarvi un attimino della messa a dimora delle zucchine. Lo so che è tardi, perché tutti noi ormai le abbiamo a dimora. Allora, la zucchina ha bisogno di un terreno molto sostanzioso, molto ben nutrito. Io qui avevo messo dello stallattico pellettato in inverno, quando l'ho lavorato il terreno. Poi, al momento del trapianto, ho messo una manciata di Solabiol e non ho fatto altro. Ah, sì, beh, ho fatto un primo trattamento con della Borlanda. L'ho dato a tutte le piante per fertilizzazione. Qui ho la manichetta dell'acqua sua. Siccome le zucchine hanno bisogno di molta acqua, queste le irrigo praticamente un giorno sì e l'altro pure, praticamente tutti i giorni, e da qui mi esce una buona quantità di acqua. Li ho regolati tutti gli ugelli in modo tale da avere un quantitativo decente. Li irrigo per una trentina di minuti, soprattutto adesso che fa caldo, e l'irrigazione la faccio la sera al tramonto, perché il mattino, pur potendo programmare l'irrigazione, preferisco la sera dargli un'occhiata. Adesso vediamo un attimino i fiori maschi e i fiori femmina. I fiori femmina sono quelli attaccati al frutto, eccoli qua. I fiori maschi invece sono quelli attaccati al gambo. Ogni gambo ha un fiore, questi il mattino si aprono e la sera tendono a richiudersi. Se vi piacciono i fiori fatti in pastella, sono buonissimi, si possono raccogliere soltanto i fiori maschi e non tutti. Se una pianta come questa ne ha 1, 2, 3, 4, 5, se fossero tutti aperti, 3 li toglierei e 2 li terrei sulla pianta. Questo per quanto concerne i fiori maschi. Per quanto riguarda i fiori femmine, invece, non bisogna mai staccarlo dal frutto, perché se si stacca dal frutto, termina la crescita dello stesso, dello zucchino. Quindi il fiore femmina praticamente lo dovete raccogliere insieme al frutto. Non tutte le piante di zucchini sono uguali, ad esempio questa qui, pur essendo bella, non ha ancora prodotto niente. Ai suoi tempi, adesso che chiuderò poi il video, toglierò le infestanti. E qui abbiamo quelle un po' più vigorose, sono le prime che ho messo giù. Vediamo come sono messe. Anche su questa non ho ancora tolto alcun frutto e vedo che restano piccolini, quindi ne approfitto, li tolgo adesso. Spostiamo, guardate che belli i fiori quando sono aperti al mattino, guardate che belli. Anche questa ha molti frutti, 1, 2, 3, 4, 5. Onestamente, per quanto è piccola, qualcosa li tolgo. Ne lascio due e la faccio sviluppare un po' meglio. Oh, quello che volevo dire, io non sono un professionista del settore, sono un hobbista, coltivo l'orto da qualche anno, ovviamente gli errori ne faccio, ma con le zucchine, visto che mi vengono abbastanza bene, anche leggendo un po' in giro, consultandomi con l'amico contadino che abita qui vicino, ho visto che anche lui fa così, quindi non è detto che sia la strategia migliore, eh. Voi se conoscete altri metodi va benissimo uguale. Se vi trovate bene, un po' questi video sono dedicati a chi è alle prime armi, come lo ero io magari qualche anno fa. Ecco, soprattutto questi che hanno il fiore abortito, conviene toglierli e poi rifinire, facendo attenzione a non fare danni, come ho fatto io prima. Ecco qua, ce ne sono un paio, ce ne lasciamo magari uno. Anche qui, se abbiamo qualche foglia delle prime, questo lo possiamo togliere e allontanare. Oh, qua ne abbiamo uno che mi ha fatto male. Eccolo qua. Vedete? È il discorso di prima. La pianta cerca di produrre, ma ancora non ha le forze per gestire se stessa e i frutti. Quindi, meglio toglierli. Questo ovviamente è un discorso che non contempla eventuali malattie, non ho fatto quel discorso lì. Parlo soltanto delle prime fasi di crescita della pianta, della sua vigoria e ogni anno è così. Cominciano a produrre, partono in quarta perché il terreno è buono, loro sono sane, il clima è idoneo e loro partono in quarta ma non ce la fanno. Bisogna dargli un po' il tempo per evitare di fare frutti del genere.
Ok, dai, questo breve video è stato molto semplice, magari può essere utile a chi si avvicina adesso alla coltivazione delle zucchine. Sono piante che danno moltissima soddisfazione, ricordatevi che hanno bisogno di 1 metro quadro circa di spazio perché crescono tantissimo. E ricordate che a prescindere dai trattamenti che gli si faranno sopra, l'oidio arriverà inesorabile. L'oidio è una polverina simile a questa, è una muffa che si forma sulle foglie. E piano piano le fa seccare. Quando è il periodo dopo 1 mese e mezzo, 2 di vita, inesorabilmente arriva l'oidio e si porta via le piante. I trattamenti servono solo a allungare leggermente la vita, ma i miracoli ancora non li fanno. Quindi, se dovete fare questa coltivazione, o la fate a scalare, quindi ogni settimana mettete 1 o 2 piante, io parlo per una coltivazione familiare, non da vendere. Oppure le mettete tutte insieme e poi, se volete, vi lascio il video su come prepararle, come conservarle. Fatte alla griglia e congelate. Quando si scongelano sono uno spettacolo, sono ancora croccanti, hanno lo stesso gusto di come sono state appena raccolte. È un video che ho visto che adesso sta cominciando ad essere apprezzato, perché si vede che in molte parti d'Italia hanno già una buona produzione di zucchine. Io quest'anno ho messo 7-8 piante, non ne ho messe moltissime. Dico la verità, ne avevo messe il doppio. Ma il periodo dell'anno era sbagliato, nel senso che l'avevo messe a inizio di maggio, intorno al 10 di maggio, purtroppo è arrivata la gelata notturna e le ha bruciate tutte. Questa è già la seconda volta che le rimetto giù e queste sono appunto del secondo trapianto. Bene, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Spero che non vi sia stato inutile questo video, magari avete visto qualcosa che non sapevate. Se vi va, fatemi sapere nei commenti voi come fate con le zucchine, mi fa piacere, magari imparo qualcosa anche da voi. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se non vi è piaciuto, mettete il pollice in giù, va bene lo stesso. Almeno capisco. Se vi volete iscrivere al canale, mi fate molto molto contento. Tanto non costa nulla e così rimanete un po' aggiornati su quello che faccio io. Vi auguro una buona giornata, giovedì prossimo.